Interpretare non esistono autorità. Allora ti racconto questo aneddoto divertente. Mi diceva una signora, no? Mi raccontava che era stata a un incontro con un rabbino. Allora il rabbino fa la conferenza, così spiega l'ebraismo, eccetera. A un certo punto c'erano le domande dal pubblico. La signora dice: ma per curiosità, scusi, rabbino, noi cristiani abbiamo dopo la morte, nella nostra fede, il purgatorio, il paradiso, il purgatorio e l'inferno, a seconda di come uno si è comportato. Invece, nella religione ebraica cosa c'è dopo la morte? E il rabbino dice: ma secondo alcuni c'è una specie di regno delle ombre indistinte che si chiama Sheol, somiglia un po' all'Ade della vostra mitologia classica. Secondo altri non c'è niente, come per gli atei non c'è niente, perché nel Qohelet, che è un libro della Bibbia, c'è scritto: i vivi sanno che moriranno, i morti non sanno niente. Secondo altri, invece, c'è una specie di, per i buoni, c'è una specie di paradiso che si chiama l'Accademia Celeste, ed è un posto dove si passa il tempo a studiare la Bibbia, solo che finalmente si capisce tutto. Secondo altri, invece, insomma, all'ennesimo secondo altri, invece, la signora dice: scusi, rabbino, ho capito, secondo altri, ma io le ho chiesto la posizione ufficiale qual è? E il rabbino le ha risposto: ma signora, la posizione ufficiale non c'è. Noi siamo ebrei, non abbiamo un sommo sacerdote da quando è stato distrutto il Tempio, non abbiamo il Dalai Lama, non abbiamo il Papa. E la signora fa: ho capito, non c'è un'autorità, ma ci sarà qualcuno che ha, non dico l'autorità, allora l'autorevolezza. Capito? Ah beh, certo signora, ci mancherebbe. Ah, e chi è? E chi ne sa di più? E chi ne sa di più? Cioè, chi dimostra di aver ragione, ha ragione. Non è il più anziano, il più dotto, il più intelligente, è chi dimostra in quel momento di aver ragione. E nessuno, nessuno può fermare una discussione dicendo: basta, ho ragione io. Vabbè, adesso, almeno che io sappia, non sono uno storico dell'ebraismo, però di fenomeni come quelli che tu temi, cioè che a un certo punto Infatti, il carismatico e tutti dietro, sei non c'è nessuno. come dire, anarcoide, cioè non ci sono sacerdoti. Un rabbino non è un sacerdote, un rabbino è un maestro, come se fosse un teologo, non è un sacerdote. E mi diceva questo professore ebreo: solo in Italia esistono i rabbini capi, c'è cioè il rabbino capo di Roma, il rabbino capo di Torino, il rabbino. Cioè, non esiste. Negli Stati Uniti sono delle semisette, delle cose. Ma non esiste se non nell'ebraismo in generale. Il concetto di rabbino capo: ogni rabbino è un rabbino, c'è una gerarchia. Allora, in questo contesto qui, dove è così forte lo spirito critico, il discorso di mettere in discussione tutto continuamente, è difficile che sorga, capito, il capo carismatico, tutti dietro come dei pecoroni. C'hanno un po' di anticorpi forti, eh? Sì, no, Non assolutamente. fermare questa cosa, è il cuore, è il centro dell'ebraismo, cioè una cosa proprio identitaria. Sai cosa si dice, no? Che dove ci sono tre ebrei ci sono quattro opinioni. E c'è qualcuno che comunque non è d'accordo neanche con se stesso. Certo, che ne ha due, esatto, sì. Non puoi, capisci? Snatureresti completamente quella cultura.